Mia madre nacque a Rouen con il nome di Victoire Lemachois il 4 giugno 1780. Suo padre apparteneva alla magistratura, sua madre Osì, da signorina era dotata di un'intelligenza notevole e di meravigliose attitudini per le arti. Era poetessa, musicista, componeva, cantava, suonava l'arpa. E io ho spesso sentito dire a mia madre che recitava la tragedia come la Duchesnois e la commedia come la Mar. Grazie a un insieme così raro di doni naturali ed eccezionali, era ricercata dalle persone più distinte dell'alta società, dai Daudetot, dai de Montmartre, dai Saint-Lambert e dai d'Herbeville, dei quali era letteralmente viziata come una bambina. Ma ahimè, le doti che creano il fascino e la seduzione della vita non ne assicurano sempre la felicità. La pace del focolare difficilmente si adatta alla disparità totale di gusti, di tendenze, di istinti, ed è un sogno pericoloso quello di voler assoggettare le realtà dell'esistenza al regno dell'ideale. Così l'armonia non tardò molto a disertare un'interiorità da cui tante dissomiglianze cospiravano a bandirla. L'infanzia di mia madre ne ricevette il doloroso contraccolpo e la sua vita divenne seria in corrispondenza di quell'età in cui avrebbe dovuto ignorare ancora ogni sorta di preoccupazione. Ma Dio l'aveva dotata di un'anima robusta, di un'alta ragione e di un coraggio in ogni prova. Privata delle prime cure della sorveglianza materna, ridotta ad imparare da sola a leggere e a scrivere, è grazie alle sue sole capacità che acquisì le prime nozioni del disegno e della musica, con le quali presto si sarebbe creata quasi obbligatoriamente un mezzo di sostentamento. La rivoluzione aveva da poco fatto perdere a mio nonno il suo lavoro al tribunale di Rouen. Mia madre non pensò ad altro che a lavorare per rendersi utile. Cercò di dare lezioni di pianoforte, ne trovò e cominciò così. Dall'età di 11 anni, questa vita operosa alla quale più tardi, divenuta vedova, avrebbe dovuto chiedere il mezzo per sostenere i propri figli. Stimolata da un desiderio di fare sempre meglio, e da un senso del dovere che guidò e dominò la sua intera esistenza, comprese che, volendo insegnare, era necessario apprendere quei principi che costituiscono l'autorità dell'insegnamento. Decise dunque di cercare presso qualche maestro di fama consigli che potessero allo stesso tempo rafforzare la sua fiducia e rassicurare la sua consapevolezza. Per raggiungere il suo scopo, accantonò poco a poco, soldo dopo soldo forse, una parte del povero denaro che le fruttava la sua modesta clientela. E quando ebbe risparmiato la somma necessaria, prese la carrozza, che impiegava allora 3 giorni per andare da Rouen a Parigi, e corse direttamente da Adam, professore di pianoforte al conservatorio, e che fu il padre di Adolphe Adam, l'autore di Le Chalet e di tante altre affascinanti opere. Adam la ricevette con benevolenza, ascoltò con attenzione e rilevò conseguentemente in lei quelle qualità che mantengono e consolidano l'interesse accordato inizialmente alle felici attitudini. Poiché mia madre poteva, a causa della sua giovane età, stabilirsi a Parigi per ricevere in modo regolare e continuo i consigli di Adam, fu convenuto che avrebbe fatto ogni 3 mesi il viaggio da Rouen a Parigi per prendere una lezione. Una lezione ogni 3 mesi? Ah, saremmo tutti d'accordo, una povera razione, almeno in apparenza, per pensare che ella potesse approfittarne. Ma esistono delle anime che sono una dimostrazione vivente della moltiplicazione dei pani nel deserto, e si vedrà con ben altri esempi nel corso di questo racconto che mia madre era una di quelle anime. Questa donna, che avrebbe dovuto farsi più tardi una così solida e legittima fama nell'ambito dell'insegnamento, non era e non poteva essere un'allieva che non lasciasse perdere nulla dei rari e preziosi insegnamenti del suo maestro. Così Adam
rimase meravigliato dei progressi che constatava da una lezione all'altra, e ancor più sensibile al coraggio della sua giovane allieva che alle sue capacità musicali, ottenne per lei la disponibilità gratuita di un pianoforte che le consentisse di studiare assiduamente, senza avere la preoccupazione e senza sopportare il fardello di un affitto che, per quanto poco costoso, rappresentava una grossa imposta per un così misero budget. Qualche tempo dopo, sopraggiunse nell'esistenza di mia madre un avvenimento che ebbe sul suo avvenire un'influenza decisiva. I maestri in voga a quell'epoca per la musica per pianoforte erano i Clementi, gli Steibelt e i Duscheck. Non parlo di Mozart, che già dopo Haydn splendeva nel mondo musicale, né del grande Johann Sebastian Bach, la cui immortale raccolta di preludi e fughe, conosciuta sotto il titolo di Clavicembalo ben temperato, era divenuta da un secolo il codice insuperabile dello studio della tastiera e quasi il breviario della composizione musicale. Beethoven, ancora giovane, non aveva ancora raggiunto quella celebrità che avrebbe conquistato per lui la sua opera di gigante. Fu allora che un musicista tedesco, violinista di merito, chiamato Jules Mandel, contemporaneo e amico di Beethoven, venne a stabilirsi in Francia, con l'intenzione di crearsi una clientela di lezioni di accompagnamento pianistico. Jules Mandel soggiornò una volta a Rouen e volle ascoltare parecchi giovani che erano considerati tra i più dotati dal punto di vista musicale. Fu bandita una forma di concorso. Mia madre vi prese parte, ovviamente, ed ebbe l'onore di essere meritevole di una menzione particolare e delle felicitazioni dello stesso Jules Mandel, che la ritenne così all'altezza di prendere le sue lezioni e di farsi ascoltare con lui nelle case dove si coltivava con passione e serietà la musica. Qui si fermano, per quanto mi compete, le informazioni che ho di mia madre sulla sua infanzia e sulla sua giovinezza. Non so più niente della sua vita, fino all'epoca del suo matrimonio. Aveva allora 26 anni e mezzo. Mio padre, François-Louis Gounod, nato nel 1758, aveva all'epoca del suo matrimonio poco più di 47 anni. Era un pittore raffinato e mia madre mi ha detto spesso che era considerato il primo disegnatore del suo tempo da grandi artisti suoi contemporanei come Gérard, Guérin, Joseph Vernet. Mi ricordo una frase di Gérard che mia madre raccontava con orgoglio più che legittimo. Gérard, circondato di gloria e di onori, barone dell'impero, possessore di una grande fortuna, era ben dotato di mezzi. Un giorno, uscendo in vettura, incontrò per le strade di Parigi mio padre, che era a piedi, e subito gridò: «Gounod a piedi? Quando io viaggio in carrozza? Ah, è una vergogna!» Mio padre era stato allievo di Le Plessis nello stesso periodo in cui lo era stato Carl Vernet. Aveva concorso a due differenti riprese per il Grand Prix de Rome. Un rigo alla sua giovinezza mostrerà quanto fossero scrupolose la sua coscienza e la sua modestia d'artista e di condiscepolo. Il soggetto del concorso era l'adultere. Tra i concorrenti di cui mio padre faceva parte si trovava il pittore Drouin, del quale tutti conoscono il notevole quadro che gli valse il premio. A mio padre era stato concesso dallo stesso Drouin a vedere la sua opera realizzata per il concorso, al che egli, mio padre, dichiarò sinceramente non si poteva fare alcuno confronto tra i due quadri. E di ritorno nel suo alloggio bucò la sua tela, giudicandola indegna di figurare accanto a quella del collega. Ciò dalla misura di questa probità artistica che non oscillava mai un istante tra la voce della giustizia e quella dell'interesse personale.
uomo istruito, spirito delicato e colto, mio padre ebbe per tutta la sua vita una forma di terrore al pensiero di intraprendere una grande opera. Dotato com'era, forse è in una salute abbastanza fragile che bisogna cercare la spiegazione di questa ripugnanza. Forse bisogna anche tener conto di un estremo bisogno di indipendenza che gli faceva temere di impegnarsi in un lavoro di lungo respiro. Monsieur Denon, allora direttore del Museo del Louvre e nello stesso tempo, credo, sovrintendente dei Musei Reali di Francia, aveva per mio padre molta simpatia e apprezzava moltissimo il suo talento di disegnatore e di incisore all'acquaforte. Gli propose un giorno di eseguire una raccolta di incisioni all'acquaforte, destinata a riprodurre la collezione che componeva il gabinetto delle medaglie, assicurandogli come compenso, fino al completamento di questo lavoro, un introito annuale di 10.000 franchi. Per una famiglia che non aveva nulla, era in quel periodo soprattutto una fortuna, abbastanza per far vivere bene un marito, una moglie e due figli. Mio padre oppose un netto rifiuto, limitandosi ad alcuni ritratti e a litografie che gli venivano commissionate. Di questi molti sono opere di prim'ordine, conservate ancora oggi presso le famiglie per le quali erano state realizzate. Del resto, perfino per questi ritratti che rivelavano un sentimento così fine, un talento così sicuro, la vigorosa energia di mia madre era spesso indispensabile affinché il compito fosse portato a termine. Quanti di essi sarebbero rimasti per strada se ella non vi avesse messo la mano? Quante volte ella in persona ha dovuto caricare e pulire la tavolozza? E non era tutto. Fintanto che si trattava solamente dell'aspetto umano del ritratto, dell'attitudine, della fisionomia, degli elementi espressivi del viso, degli occhi, dello sguardo, in una parola, dell'interiorità, era tutto un piacere, una felicità. Ma quando era necessario giungere al dettaglio degli accessori, dei polsini, degli ornamenti, dei galloni, delle insegne, oh, allora sì, arrivava la crisi. L'interesse non c'era più. Ci voleva pazienza. È in quel momento che la povera moglie prendeva la spazzola e si addossava la parte ingrata del lavoro, completando, grazie all'intelligenza e al coraggio, l'opera cominciata grazie al talento e abbandonata a causa della noia. Mio padre, oltre al suo lavoro di pittore, aveva fortunatamente acconsentito ad aprire a casa sua un corso di disegno che non solamente portava alla famiglia un po' del necessario per vivere, ma che divenne il punto di partenza della carriera di mia madre come insegnante di pianoforte. Questo fu l'andamento più che modesto della nostra povera casa, fino alla morte di mio padre, che ebbe luogo il 4 maggio 1823. In seguito di una polmonite. Aveva 64 anni. Mia madre restava vedova con due figli, mio fratello maggiore, che aveva 15 anni e mezzo, e io, che avrei compiuto 5 anni, il 17 giugno.